Quando qualche settimana fa abbiamo partecipato al congresso di Verona, abbiamo ribadito che ci sarebbe stato sempre l'impegno di Fratelli d'Italia a sostegno della famiglia naturale, a sostegno delle mamme lavoratrici, a sostegno della natalità. Abbiamo coerentemente con quell'impegno riportato in aula le nostre proposte a Montecitorio, bocciate tutte, tutte. Bocciato il reddito d'infanzia per chiedere un sostegno economico mensile per ogni figlio a carico, bocciate la proposta di asili nido gratuiti aperti fino all'orario di chiusura dei negozi, bocciato l'incentivo alle aziende che assumono donne in età fertile, così come la proposta di aiutare le aziende ad aprire degli asili nido al loro interno, bocciata la proposta di portare all'80% il congedo parentale nei primi 180 giorni, bocciato perfino il sostegno ai caregiver familiari, bocciata la proposta di aiutare le donne che non vogliono abortire. Bocciato tutto. Movimento 5 Stelle esulta. Grazie a noi non è passata la mozione di Fratelli d'Italia e qui sappiamo che Di Maio mentiva quando parlava di aiutare le donne e di voler portare le donne nella modernità. Mentiva. Ma ancora più incomprensibile è la posizione della Lega, che a quel congresso ha partecipato con impegni, se li è presi con noi, e che ha votato contro la mozione di Fratelli d'Italia con il Movimento 5 Stelle, che infatti esulta. Il ministro Fontana della Lega ha dovuto fare un passo indietro, passa la nostra linea. Mi dispiace davvero, chiedo a Salvini su questo un chiarimento ufficiale, perché davvero non capisco se dopo che abbiamo appaltato al Movimento 5 Stelle la politica economica, quella sulle infrastrutture, gli dobbiamo appaltare anche quella sulla famiglia. Signori, abbiamo un problema.